torneo Grand Prix Falco, che è giunto al termine della prima giornata con i singolari che vanno a chiudere il programma gare, tantissimi ottimi risultati, e il vincitore della categoria senior è un giocatore di casa, Alessandro Gozzini, GSA Chiari Badminton. Ciao Alessandro, complimenti. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora Alessandro, chi bene comincia è a metà dell'opera. Giusto, sì, si dice così. Sono molto contento di questo torneo perché in questo periodo mi sto continuando ad allenare, anche durante le vacanze mi sono allenato molto e sono contento di questi primi frutti e speriamo che vada avanti così. Categoria nuova, ma i risultati sono sempre gli stessi. Ci hai abituato almeno a uno dei tre gradini del podio. Sì, questo è il primo, domani vedremo, gioco il doppio con mio fratello, una delle prime volte, speriamo bene. Il doppio col fratello, fratello che è anche il tuo allenatore. Sì, fratello che è anche il mio allenatore, che oggi mi ha dato una gran mano, soprattutto dietro il campo, e sono molto contento. Senti Alessandro, si prepara una lunga stagione, giusto? E tantissimi tornei in previsione, il primo che arriva dopo questo torneo? Allora, il primo che arriva dopo questo torneo c'è un periodo di allenamento duro dove andrò in Svizzera per un paio di settimane ad allenarmi con la nazionale svizzera e poi i primi tornei iniziano verso fine febbraio, che inizio con il campionato a squadre in Italia e anche con il campionato a squadre in Svizzera che mi hanno preso quest'anno, che inizio verso metà febbraio quello, e poi sempre fine febbraio, inizio marzo inizio con i tornei internazionali, che il primo è Portogallo. E allora in bocca al lupo per la stagione Alessandro. Noi ci vediamo domani in campo per il doppio insieme al fratello Giorgio. Grazie mille, crepi il lupo. Siamo a Chiari con la vincitrice della categoria senior al femminile, Emma Piccinin. Allora Emma, chi bene inizia, primo torneo della stagione, subito una vittoria. Esatto, sì, sono molto contenta di aver iniziato con una vittoria. Sono tutte avversari che comunque conosco già ormai da anni, quindi ho avuto un buon feeling in campo e sono contenta di come ho giocato. Senti Emma, prossimi appuntamenti, so che sarai a Bolzano il 21. Sì, esatto, tra un paio di settimane ci sarà un torneo a Bolzano e penso che arrivino un paio di giocatrici in più molto di un livello abbastanza alto, quindi spero di giocare bene e anche lì vincere qualcosa. Oggi hai dimostrato il tuo valore, no? Vincendo, e quindi noi ti aspettiamo anche in campionato per capire e per vedere come svilupperà questa stagione. Senti Emma, poi qua girano strane voci, com'è la vita sentimentale tra le giocatrici del badminton? No, allora, io sono l'ultima persona a cui chiederlo questo, purtroppo non c'è nulla. Non c'è ancora nulla. Non c'è ancora nulla, si spera, dai. Dai, Emma Piccinin, in bocca al lupo per la stagione. Grazie mille. Complimenti ancora, la vincitrice della categoria senior qui a Chiari. Grazie, ciao. E abbiamo visto una finale a cui ci siamo abituati nel corso di questi anni. Anche quest'oggi a Chiari la finale, questa volta in categoria senior, non più junior. Alessandro Gozzini, Luca Zu. Luca, oggi ha vinto Alessandro. Vi alternate nelle vittorie, vi alternate su quel gradino più alto del podio. Sì, abbiamo lottato dalla categoria under 13, abbiamo sempre giocato contro in ogni finale, quindi c'è sempre stata una grande battaglia tra me e Gozzini, e veramente anche bello comunque, perché nell'allenamento comunque non puoi diciamo lasciarti dire se sono stanco, non mi alleno, ma comunque è sempre una forza per dire dai, continua a allenarti, comunque c'è sempre dietro uno che ti spinge comunque, no? Quindi sono anche contento che c'è sempre Ale che sia come compagno sia come avversario mi dà tante, diciamo, ti aiuta ogni giorno. Senti, ma la vostra poi è un rapporto di amicizia che dura da tempo, vivete assieme oggi a Milano, ma anche nel periodo Clarence tuo avete vissuto molto assieme, no? Sì, durante il lockdown sono stato a casa di Gozzini, grazie anche a Giorgio Gozzini, alla famiglia Gozzini, ecco, Sabrina, mamma così. Sabrina e papà Piero, esatto, che devo ringraziare di cuore veramente. Durante il lockdown sono stato 3-4 mesi a casa loro e quindi veramente sono veramente fantastici. Senti Luca, adesso prossimamente anche per te il campionato a squadre, altri tornei?
No, questo è l'ultimo torneo mio, il 15 gennaio ritorno in Cina, ritorno alla mia famiglia dopo 3 anni, quindi non vedo l'ora di passare il tempo con la mia famiglia dopo 3 anni, è veramente tanto. Senti, ma poi tornerai a giocare quando in Italia? Credo a settembre-ottobre, poi ci sarà gli assoluti in Italia, quindi ritornerò sicuramente per gli assoluti. Allora l'appuntamento che diamo noi agli amici di Sport & Sport è con Luca Zue per il campionato italiani assoluti. Esatto. In bocca al lupo per grazie tutto mille. E buon ritorno in famiglia, Luca. Grazie. Termina la prima giornata del torneo Grand Prix Farco qui a Chiari e ne parliamo con il presidente del GSA Chiari Badminton, Massimo Merigo, ma ne parliamo anche come consigliere nazionale. Doppia veste, comunque un torneo che ha portato a Chiari un numero incredibile di giocatori e ottimi risultati oggi. Sì, numero veramente alto rispetto al trend di questo periodo, ma anche di alto livello, perché nella categoria senior per esempio avevamo parecchi giocatori di alta classifica oltre anche a nazionali, quindi sicuramente questo torneo ha attirato un livello di gioco veramente alto. Risultati ottimi anche da parte della nostra società, sicuramente con la vittoria nei senior di Alessandro, quello è sicuramente un ottimo risultato. Senti, tra l'altro abbiamo visto i piccolissimi in campo, bellissimi da vedere, è un inizio, no? Anche per loro si abituano a entrare in campo e poi c'è questo progetto master voluto dalla federazione insieme a Sport e Salute. Tutte e due queste iniziative in questo torneo? Sì, sono i due progetti che la federazione ha messo in atto con la sponsorizzazione ovviamente di Sport e Salute, appunto quella dei master che prevede appunto la possibilità di partecipare per tutto quest'anno ai tornei master gratuitamente e poi per i più piccoli c'è anche Badminton 2.0 per i più piccoli, appunto, dove come è successo in questo torneo organizziamo dei mini tornei promozionali under 11 con reti basse, campo ridotto, proprio per adattare alle loro capacità fisiche soprattutto. E quindi vengono aiutati da queste strutture. Allora, la prima giornata va in archivio. Domani è il giorno dei doppi, quindi doppi misti e doppi maschili e femminili, avremo ancora tantissime partite a vedere. Sì, esatto, anche domani in tutti e due gli impianti ci saranno i doppi, nella palestra Toscanini i master e qui tutte le altre categorie, qua nel palazzetto. Dopodiché sarà il momento, poi abbiamo sentito anche i ragazzi che abbiamo intervistato prima, il campionato italiano, poi partono i tornei, si va a Bolzano il 21-22, quindi Massimo, una stagione che voi non avete mai fine in realtà, no? Però diciamo un anno che nasce con questo torneo ma che ha poi una serie infinita di appuntamenti. Sì, ormai il calendario è stato pubblicato, sono ormai appuntamenti abbastanza fissi, questo è l'anno dove diciamo partiamo a pieno da gennaio dopo la pandemia, diciamo i problemi della pandemia che hanno magari spezzettato un po' l'anno agonistico, invece da quest'anno si parte da gennaio normalmente col Super Series di Bolzano a circa a metà mese e poi i campionati di Serie A e così via, tutte le altre manifestazioni. E noi vi rimandiamo poi alle prossime iniziative, al campionato, che seguiremo approfonditamente il campionato del GSA Chiari Badminton. A tutti voi una buona serata, l'appuntamento naturalmente per domani è la giornata dei doppi, non mancate.